telespettatori, benvenuti al Pala Borrelli, quinta giornata del girone playoff per la promozione in Serie B dalla Serie C nazionale. Un saluto da Luca Masiello, andiamo a vedere subito le formazioni di Basket Scauri e Basket Cefalù, iniziando dagli ospiti: numero 4 Fabrizio Cefalù, numero 7 Sandro Paolo Listuon, numero 9 Marco Terrasi, numero 10 John Hudson, numero 13 Luca Rosponi, numero 14 Angelo Lombardo, numero 18 Marco Mollura, numero 21 Guglielmo Solero, numero 32 Giuseppe Terrasi, numero 42 Carlos Gallo, coach Flavio Priulla. Risponde il Basket Scauri con numero 5 Dante Ricciotti, numero 6 Filippo Bertoldo, numero 8 Guido Violo, numero 9 Luca Granata, numero 13 Simone Bagnoli, numero 14 Andrea Lombardo, numero 17 Francesco Sfavillante, numero 18 Diego Martino, numero 20 Angelo Done, numero 23 Giorgio Busco, coach Tiziano Addessi. Come avete potuto sentire, un clima incandescente qui al Pala Borrelli. Ci si gioca una bella fetta delle proprie chance di promozione. Basket Scauri e Basket Cefalù che devono vincere entrambe. Intanto momento di silenzio che verrà effettuato. Il ricordo del centenario della prima dell'inizio dello scoppio della prima guerra mondiale, 24 maggio 1915, per ora non viene effettuato. Gli arbitri fanno cenno che si può procedere con il riscaldamento. Arbitri che sono Antonio Enrico di Perugia e Riccardo Esposito Abate di Somma Vesuviana. Ringraziamo come sempre Nicola Dell'Anno che sta curando le riprese di questo match e Giuseppe Capuano che mi accompagnerà in questo commento, in questa cronaca. Innanzitutto una buonasera a te Giuseppe, partita da non sbagliare per una motivazione o per l'altra da entrambe le squadre. Buonasera a tutti, un saluto Luca, un saluto a Nicola Dell'Anno, un saluto ai nostri telespettatori. Partita importante, siamo in un playoff, già questo era fondamentale e importante, siamo al quinto turno e soprattutto siamo contro Cefalù, l'unica squadra che in questo playoff ha bloccato lo Scauri, anche se di solo un punto, 74-73 nella gara di andata, ma è sempre una sconfitta. Scauri stasera si gioca tutto, anche perché vincere qui in casa è parola d'ordine per i ragazzi di Addessi. Un complimento va fatto ai ragazzi degli Sconvolti e a un palazzetto che è praticamente quasi gremito, perché questa è la degna coreografia e la degna lo degno scenario per una partita del genere che sarà importantissima. Cefalù è una squadra che è arrivata terza nel proprio girone e soprattutto cercherà in tutti i modi di giocarsela in questo playoff e giocarsi le speranze, che questa sera sono tante su questo parquet. L'importanza del match è stata risaltata anche dall'atteggiamento del palazzetto, che ha accolto con una bordata quasi intimidatoria il roster ospite, quasi a comprendere che non si può sbagliare, perché poi in caso di sconfitta di Scauri non solo non si fuggirebbe via come auspicano qui i tifosi scauresi, ma per di più Cefalù avrebbe la differenza degli scontri diretti a favore, avendo già vinto nell'incontro andata. Scauri si gioca tutto, anche se marginalmente, anche perché potrebbe poi giocarsela a Sarno e però sperare in un miracolo dell'Empoli. Già spera stasera in un miracolo dell'Empoli, perché se Empoli batte Sarno questa sera Scauri potrebbe essere già prima matematicamente, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte, bisogna giocarsela e staremo a vedere come sarà la situazione. Due roster di grandi capacità e due squadre che adesso dovranno giocarsela con la palla a due, che sarà poco meno di due minuti. Dunque 2 minuti e 35 per l'esattezza sul cronometro per questa palla a due con gli ultimi riscaldamenti, e Scauri concentratissimo a cercare il canestro con decisione anche in fase di riscaldamento. Il palazzetto si sta riempiendo quasi in ogni ordine di posto, veramente molto
ottima l'affluenza del pubblico come sempre nelle partite dello Scauri, ma oggi ancora di più era importante ottenerla. Vediamo inquadrato il pubblico da Nicola Dell'Anno. Il pubblico sarà sicuramente una delle parti determinanti quest'oggi. Il settore degli ultra, degli sconvolti, è già pieno, questa è una cosa importante, ma va man mano riempiendosi con tanti ragazzini, con tanti giovani che stanno arrivando per supportare lo Scauri. Sembra quasi di essere in quella Serie B che Scauri sta inseguendo soprattutto quest'oggi. Eh beh sì, una Serie B molto vicina, si può dire, si comincia a sentire l'eco della Serie B da lontano. Teoricamente, ipoteticamente è a due partite di distanza. Scauri potrebbe coronare questa rincorsa lunga praticamente due anni per vincendo queste due partite e iniziando proprio dalla sfida contro Cefalù, sperando magari di non aver bisogno di andare necessariamente a fare il risultato della vita a Sarno. Fatti i dovuti scongiuri per i più scheramantici, è quasi tempo di parlare di questo Scauri Cefalù. Si tornerà sul campo pronti a giocare, andiamo a studiare i quintetti scelti in campo. Sicuramente ci sarà il numero 7 Listwon per il Cefalù, pronto a dare il 5 ai propri compagni. Non potrà mancare neanche il 18 Marco Mollura. Angelo Lombardo, il capitano, dovrebbe essere tra i 5 partenti di coach Priulla. Tendiamo solo il completamento, dovrebbe essere il numero 21 Guglielmo Solero, e si completa il quadro con il numero 10 con John Hudson, Ricciotti, Martino, Bertoldo, Lombardo e Bagnoli. Questi 5 scelti da coach Addessi. Due squadre pronte, si vanno ad espletare i saluti di rito. Ovviamente c'è grande correttezza tra queste due formazioni. Adesso inizierà la bolgia, la sirena ci manda a palla 2, pronti a scendere sul parquet. Arriva adesso il minuto di silenzio, cioè un minuto di silenzio da rispettare in onore delle vittime, per ricordare quelle che sono state le vittime della prima guerra mondiale. Cento anni, ricordarsi di non ripetere queste brutte esperienze. Si torna sul parquet, tutto pronto per palla 2. Arriva Simone Bagnoli a contendere il pallone a Sandro Paolo Listwon, mentre sale il coro degli sconvolti per Andrea Scipione. AS7, il giocatore del Formia Calcio, vittima di un incidente una settimana fa. Tante tifoserie sono con lui, sta disputando una battaglia importante, speriamo che faccia un gol per la vita. Intanto Cefalù, il primo tiro, pallone fuori, è stato il numero 18 a scoccare il pallone. Riparte Dante Ricciotti, alle prese con Hudson, Bagnoli servito sotto e subito due punti, ottimo l'appoggio di Bertoldo. Veramente ottimo, Bagnoli bravissimo, si è girato senza pensarci due volte, ha messo il pallone a referto, ma subito la bomba da tre di Cefalù che ristabilisce le distanze. Cefalù che ha vinto l'andata praticamente con un canestro da tre, una bomba a due secondi alla fine, tagliando le gambe a qualsiasi possibilità di rimonta scaurese. Scauri vorrà rendere pan per focaccia, si dice in questi casi, agli avversari. Vediamo, che però sicuramente è un avversario tosto. Giuseppe, volevo sottolineare un rimbalzo su palla 2 perso da Scauri in casa, non si vedeva quasi mai.
Pallone per Ricciotti, intanto è stato messo dentro il 5-2 in vantaggio alla squadra in maglia bianco-blu della Cefalù. Ricciotti, possesso di palla, si propone Bertoldo, preferisce giocare su Lombardo, poi Martino prova a circonnavigare la campana della squadra siciliana. Si riparte ancora con Ricciotti, 7 secondi a disposizione, Ricciotti dà lettura al pallone, poi appoggia dietro su Lombardo, il tiro da distanza di Lombardo, solo Ferro, riparte Hudson. Hudson punta il canestro, va nell'appoggio, fallo più canestro, primo fallo di Andrea Lombardo, subito aggressivo Hudson, praticamente 5 punti suoi e possono diventare 6. Decisamente un inizio decisamente forte della, di Cefalù, 7 punti in praticamente nemmeno 2 minuti, veramente il canestro di Scauri ha fatto più male che altro ai padroni di casa per ora, perché Cefalù ha reagito in maniera veemente e ora Hudson può iniziare a far punti. Vediamo che mette il tiro supplementare e Scauri è già sotto di 6. Freddezza di Hudson con praticamente il 97% del palazzetto contro. Bertoldo semi avversari, si perde il pallone, appoggia su Ricciotti, fuori per Martino il pallone, il tiro forzato da 3, si prende la sfera Lombardo, il rimbalzo è suo. Lombardo la penetrazione, scarica ancora fuori per Martino, entra Martino, pallone sul ferro, nulla da fare per lui, tagliato fuori dal rimbalzo Lombardo, attacca Cefalù, in ritardo Scauri, Sodero, il pallone messo in mezzo, non ci sono compagni che riescono ad abbrancare la sfera, buon per Scauri. Buon per Scauri, sì, intanto volevo dare una lettura statistica di questa sfida all'alba proprio della sfida. Scauri in casa nelle due gare interne ha segnato una media di 95 punti e mezzo, 89 contro Sarno e 102 contro Empoli. Cefalù in trasferta ha perso tutte e due le gare segnando una media di 71 punti e mezzo, quindi decisamente il solco è chiaro ma finora non si vede. Appoggio dentro Bagnoli, 4-8, riparte Cefalù con Lombardo, l'appoggio per il compagno Sodero, va Guglielmo Sodero, il piemontese non riesce a mettere il pallone dentro, c'è fallo da parte di Bagnoli se non vado errato, vediamo se arriva la segnalazione del numero 13, sì, anzi no, Martino autore del fallo, quindi primo fallo per Diego Martino, 18, segnalato dal duo arbitrale, un duo abbastanza anomalo, Perugia e Somma Vesuviana. Di solito si tende a prenderli dalla stessa regione i due arbitri. Beh, già in altre occasioni era capitato arbitri Reggio Emilia in una delle prime due partite interne di Scauri. Diciamo che il respiro delle gare si comincia a fare più ampio con questa fase di playoff. Intanto arriva a 9 punti Cefalù, si allarga, dicevo, il respiro sia a livello arbitrale e sia a livello geografico delle squadre. E intanto un altro pallone perso con Hudson che va a beffare Ricciotti, che si fa uccellare, 4-11. Bravo Ricciotti a non commettere fallo, 4-11, in affanno Scauri in questa partenza di gara. Hudson indemoliato su Ricciotti, Bertoldo prova a seminare avversari, ha visto un fallo il direttore di gara. Sotto la campana, si tratta del numero 18 del Cefalù, quindi Mollura, primo fallo anche per lui. Potrà giocare ancora Scauri con 14 secondi a disposizione, sicuramente uno scontro con il pallone lontano. Sì, scontro a pallone lontano, è stato bravo l'arbitro a vedere, ora soluzione rapida di Lombardo che mette 3 punti che sanno veramente di ossigeno per uno Scauri che deve assolutamente andare a recuperare un altro pallone, lo fa ora Hudson, non subisce fallo e dunque Scauri può ripartire. Ancora Lombardo, ancora la parabola che sembrava destinata a entrare, ma c'è un altro pallone e Scauri sta salendo come stanno salendo i decibel del Paro Borrelli. Bravo Lombardo, praticamente si è immolato su quel pallone, è arrivato lui proprio a prendersi il rimbalzo. Tanto Hudson gioca molto all'americana, ma Ricciotti mette dentro il pallone, fosse uscito quel tiro da 3 da Hudson sarebbe caduto il palazzetto. Decisamente un tiro da 3 quello di Hudson che ha messo i brividi, poi Lombardo ha sfiorato la seconda tripla consecutiva con una parabola che da qui sembrava destinata a scagliarsi nella retina con una precisione micidiale, invece è andata male. Poi altri 2 punti d'autore da parte di Dante Ricciotti che porta a meno 2 Scauri, reazione parziale di 5-0.
Si fanno sentire i tamburi del Pallaborrelli, parte l'incredibile Eugenio, è tempo di dare il massimo supporto. Scauri si gioca tutto. Sì, si gioca tutto, non c'è tempo per recuperare, o meglio c'è, ma è meglio non pensare alla gara successiva, bisogna vincere questa, non ci sono altre alternative. E per farlo serve tutto il supporto degli sconvolti, che non l'hanno fatto mai mancare e devono proprio ora dare il meglio di sé. Si torna a giocare, Scauri già sul parquet, tarda un po' di più Cefalù. Cefalù a 4 punti, Scauri a 6. Un girone abbastanza in equilibrio con Scauri a 6 punti, Cefalù e Sarno a 4, Empoli ferma a 2. Anche Empoli possiamo dire che si gioca quasi tutto quest'oggi contro Sarno. Riparte la squadra ospite Lombardo, l'appoggio sul numero 18 Mollura. Mollura va per Lisbon, il tiro di Lisbon è dentro il pallone, può ripartire da Scauri sul 9-13. Dante Ricciotti osserva il piazzamento dei propri compagni, lo marca Hudson, cerca il blocco Ricciotti, vediamo se succede, il gioco a due con Bagnoli, arriva il gioco a due, ma Bagnoli, notizia questa, sbaglia un appoggio a canestro. Sì, si è trovato immediatamente l'avversario addosso, appena caduto a terra. Ora grande azione personale da parte di Angelo Lombardo, quasi omonimo dell'altro numero 14, curiosamente hanno lo stesso numero di maglia anche. E dunque Cefalù che si riporta a più 6. Più 6 Cefalù, Bagnoli a 5-25 per Andrea Lombardo. Passaggio ancora per Ricciotti, non ci sono torri in avanti, allora Ricciotti prova ad ubriacare, cerca di sfruttare il blocco. Passaggio su Bagnoli, arriva il blocco di Lisbon. Pallone fuori, Bagnoli cercava il fallo, forse ancorato con una pietrata a terra Bagnoli. E ci sono solo 5 secondi per andare al tiro, soluzione rapida necessaria. Bertoldo si propone, trova la coordinazione, solo Ferro ma arpiona Ricciotti. Bagnoli sotto canestro, si fa largo ed è fallo in attacco. Fallo in attacco di Simone Bagnoli, sale tutto il Pallaborrelli in piedi. Sfondo di Simone Borrelli, Lisbon è uno scomodo cliente anche perché è un pivot ma è magro, è longilineo e soprattutto può accentuare i tocchi e gli scontri con un pivot di caratura maggiore, perché Bagnoli come fisico può contenere praticamente Lisbon. Beh, assolutamente un osso durissimo, ora il tentativo è il ferro di Cefalù e Ricciotti riparte. Vita difficile per Bagnoli quest'oggi, Ricciotti prova ad andare a solo ma scarica fuori, Martino ne ha due e poi altro fallo in attacco. Martino qui è stato ingenuo, poteva tirare da tre, invece se ne è trovati due addosso, ha perso l'attimo e fallo in attacco. E Scauri che è già al bonus praticamente. Secondo fallo di Martino e punta la carta a Violo, fuori Martino, richiamato da coach Adessi. Forse Martino voleva penetrare ma praticamente si è trovato tutto bloccato. Qui l'arbitro richiama il cambio, va Dessi a parlare con il direttore di gara. Martino aveva preso direttamente la via della panchina anche perché era in zona. Viene accordato il cambio, entra Guido Violo, mentre è pronto a giocare Mollura con la sfera. Potrà ripartire allora la squadra di Cefalù, 9-15, primo quarto che scorre via, 4-46 da giocare. Lombardo, Violo si prende il pallone, parte del contropiede, la sua azione classica, non riesce ad appoggiare Guido Violo, grosso errore per lui, capita spesso questa azione a Violo, mentre va giù Lombardo su Lisbon e arriva questa volta il fallo di sfondo per Lisbon. È il terzo fallo di sfondo fischiato in questi primi quasi 5 minuti e mezzo, veramente fisicità a palla in questa gara tra Scauri e Cefalù, che se le danno di santa ragione sportivamente parlando, però decisamente molto fisica la gara, continuando con questi ritmi potrebbe anche non finirsi 10 contro 10 come roster la gara. Terrasi in campo, Lisbon in panchina, questo è il cambio chiamato da Priulla. Vorrà ripartire Dante Ricciotti in possesso di palla, dovrà rimettere in gioco Lombardo.
è già lì in zona come un falco Hudson, pronto a marcare il 5 scaurese. Ricciotti supera la metà campo, arriva Guido Viola in appoggio, l'apertura per Bertoldo, si libera di Lombardo, Bertoldo deve ricorrere il pallone, poi il tiro da distanza, Lombardo poco fortunato, Scauri si perde il pallone, Lombardo, Hudson spallata a Ricciotti, l'arbitro lascia continuare, Lombardo mette la manona sul pallone, poi Ricciotti si prende il pallone, infrazione di Ricciotti nel palleggio, palla accompagnata. L'arbitro è stato un po' grossolano nelle chiamate precedenti, mentre c'è Lombardo che va a dire qualcosa a coach Addessi, tengono quasi un mini briefing tra loro, tecnico addirittura a coach Addessi, forse il quarto tecnico della sua storia per coach Addessi sulla panchina scaurese. 9-15, quindi Hudson va tranquillo dall'altra parte con il pallone. Pallone per Hudson, secondo me è stata una decisione un po' grossolana, perché Hudson quando si è girato su Ricciotti qualcosa di irregolare l'ha fatta, fatto sta che i direttori di gara sono stati irremovibili. Era una situazione molto al limite, aveva salvato dalla metà campo il pallone il compagno di Hudson, poi Ricciotti era andato in anticipo, rimbalzo effettivamente un po' forzato, però le fasi erano concitate quindi non si è capito molto. Pallone per Hudson, 9-16, Bertoldo tagliato fuori da Hudson, il tiro di Hudson dentro il pallone, giocate americane di Hudson, ma giocate che fin qui stanno portando punti, un playmaker che dà comunque del tuo al pallone, Ricciotti si libera il corridoio per lui, può appoggiare, comodo dentro, 11-18, meno 7 Scauri, Hudson prova la penetrazione in solitaria, va al tiro, palla sul ferro e ancora il rimbalzo di Cefalù, però Terrasi il tiro, palla sul ferro, Hudson, dopodiché Molluna, ancora Scauri, cede il passo, Bertoldo, vediamo l'arbitro cosa ha visto, fallo di Bertoldo, primo fallo anche per Filippo Bertoldo, pallone che sarà allora per Cefalù, Scauri è già al bonus, dal il numero 18 Mollura a cercare i liberi, si erano ancorati praticamente Mollura e Bertoldo uno all'altro, pallone insaccato per Mollura, Cefalù è pronto per entrare a quota 20, arriva in questo momento 11-20, Lombardo intanto Sotero praticamente era pronto a marcare sul primo passaggio. Sì, un pressing altissimo, Cefalù non vuole lasciare riprendere Scauri che sta subendo una serie di colpi che metterebbero KO una squadra normale, ma non può permettersi assolutamente, intanto reagisce con Bagnoli, ma sono comunque medie non da Scauri, è sotto di 7 contro un Cefalù che ora commette l'infrazione che invalida l'azione d'attacco e dà una chance per riavvicinarsi ai padroni di casa. Passi, era già pronto Guido Viola a prendersi lo sfondo su quel pallone. 13-20, si ricomincerà con Scauri che cerca di attaccare da destra verso sinistra del vostro schermo. Dante Ricciotti, 13-20, 2:47 da giocare. Una gara che sarà lunghissima quest'oggi. Passaggio per Bagnoli, cerca il appoggio, arriva Violo, l'arbitro ha visto passi. Passi di Guido Violo. Si ricomincerà allora con Angelo Lombardo in possesso di palla, supera la metà campo, un po' fuori dai giochi in queste azioni Hudson che viene a proporsi, prova la penetrazione il numero 21 Sotero, Sotero si prende lo spazio su Violo che scivola e arriva la tripla di Sotero, sfortunato Violo è scivolato al momento della chiusura, è scivolato, l'ha perso e a quel punto Sotero ha avuto vita facilissima, non aveva pressione e ha potuto mirare in tutta tranquillità sul più 10, ora Bagnoli si fa trovare, mette il meno 8 quando mancano 2 minuti e 3 secondi e Cefalù si proietta in avanti con Hudson che frena, poi dribbla Ricciotti, però calamita il pallone, riparte e subisce fallo ed è Mollura la seconda infrazione personale. Fallo
da parte del numero 18, seconda infrazione di Mollura. Qui Mollura ha perso un po' le staffe, Ricciotti stava scappando via, lo ha visto Priulla e subito chiama il cambio, va in campo Gallo, fuori Mollura, rischiava quasi il tecnico perché Ricciotti stava scappando via, è vero che non era solo, ma ci poteva quasi stare gli estremi. È una ripartenza in campo aperto, una voragine in zona centrale per Cefalue, però effettivamente non c'era il, cioè non era esattamente involato da solo Ricciotti. Infatti un po' strana come concezione di Mollura, intanto si perde il pallone Bagnoli, pallone che sarà da rimettere Pescauri, 14 secondi a disposizione, Ricciotti si propone Violo, Lombardo manda a Farfalle Hudson, il tiro per lui, solo Ferro, Ricciotti si prende la sfera, può appoggiare Guido Violo, nulla da fare, poi serie di scontri sotto, si prende la palla la squadra ospite, Sotero, l'appoggio per Lombardo, ancora Sotero, la difesa con Violo, lo sfondo da parte del giocatore numero 21, primo fallo di Sotero, 15-23, non è successo tanto dal punto di vista del punteggio, solo falli da segnare e Scauri deve stare attento soprattutto ad Hudson perché è ubriacante, ha un controllo di palla velocissimo. È assolutamente ipnotico Hudson per ora, ovviamente bisogna vedere se reggerà tutto il tempo a questi ritmi, ma per ora è una vera spina nel fianco, è una croce per Scauri che però con Bagnoli pian piano riesce a rosicchiare di nuovo punti, a portarsi nel consueto meno 6. Ora Hudson viene raddoppiato e fallo di Ricciotti. Fallo di Ricciotti, primo fallo di Dante Ricciotti. E qui Hudson praticamente sembra avere quattro mani, non due. Quando va sul pallone riesce sempre ad arrivare con una mano e qui Ricciotti, dopo il tocco di Bertoldo, ha trovato il fallo, anche se Hudson spesso e volentieri quando arriva al confronto si gira e nasconde la palla. Sì, è molto agile, sfrutta appieno le sue capacità, anche in uno contro due riesce sempre a uscirne vincente, sfruttando anche il fatto che Scauri ha il bonus praticamente da prima di metà tempo, quindi Scauri sta concedendo il fianco e in questi 61 secondi deve stare attento a non fare altri falli. 17-25, rosicchia ancora la squadra ospite, Scauri è sotto in questo primo quarto. Ricciotti per Violo, Bertoldo, ancora Ricciotti, buono il giro palla fuori dalla campana, ancora Ricciotti stappa il pallone, deve tirare in 7 secondi, pallone che rimane bloccato e c'è fallo dei 3 secondi di Bagnoli, anzi no, fallo di Hudson, è andato a contrastare Ricciotti al momento del tiro, pensavo che fosse stato un fallo di 3 secondi di Bagnoli nella campana. E invece no, Ricciotti è stato contrastato irregolarmente, a 41 secondi e 8 dalla fine può ridurre il gap dalla lunetta, vediamo che cosa farà il numero 5 che mette il primo ed è meno 7 per Scauri che deve ora limitare il passivo e arrivare più vicino possibile agli avversari alla prima pausa. È 2 su 2 per Ricciotti, 19-25 e possesso Cefalù con Hudson che porta palla e con tutta calma prova a gestire questo possesso. Hudson lo attende Bertoldo, Hudson vuole scaricare il cronometro più possibile, resterà un'azione a poco più, arriva il blocco di Terrasi, l'appoggio fuori di Hudson, era frenato a terra Lombardo, il pallone era già fermo. Hudson mima l'azione, chiama la calma Priulla al proprio giocatore che fin qui non sta per nulla demeritando. Potrà ripartire Ricciotti con il pallone, 24 secondi, praticamente poco meno di poco più di un'azione, visto che il cronometro segna 24-8. Va Ricciotti con calma, vuole organizzare per portare Scauri almeno dopo la quota 20. Violo, tutto chiuso, un 2-3 la difesa della squadra ospite del Cefalù. Ricciotti prova ad ubriacare gli avversari, Bertoldo, 3 secondi per tirare, il tiro di Bertoldo non riesce a correggere Bagnoli, l'arbitro chiude tutto, 19-25, si fa dura al momento per lo Scauri,
ma è il primo quarto. Si torna a giocare il secondo quarto. Scauri è già pronta per tornare a giocare. Pallone che sarà da gestire per Lombardo per via del possesso invertito. Si riparte con Lombardo che ha servito Ricciotti. Viene riservito Lombardo, poi Guido Violo. Cefalù che lascia Scauri praticamente di poter ragionare fuori dalla campana, ma quando si entra dentro c'è una densità enorme. Sì, c'è una densità micidiale con Cefalù che non lascia un metro libero, il parquet praticamente non respira. Ora Bertoldo bravissimo a mettere la tripla e a sfiorare quasi la palla scippata, poi Cefalù va a segno, ma un punto già rosicchiato, 3-2, meno 5, ancora Bertoldo, Ricciotti, rotazione per Violo. Violo che vuole fare tutto da solo, ne ha due addosso, subisce fallo da parte del numero 42 Carlos Gallo, primo fallo per lui. Violo che dà una chance con 13 secondi a Scauri. Pronto ad entrare Listwon in campo, va fuori Gallo, ha rifiatato Listwon nel frattempo, cambio nel settore lunghi per la squadra di Cefalù. Potrà andare dai liberi Guido Violo, 22-27, meno 4 Scauri, anzi meno 5 per impattare sul pareggio. A Violo, primo tiro libero per lui, ferro solamente. Un po' un debole di Guido Violo i liberi, spesso e volentieri si fa prendere dal pallo della gara. Vediamo che ha un'altra occasione, dunque vediamo se riuscirà a riscattarsi. Palla che entra, 23-27, comunque meno 4 il Cefalù, che già è impostata in avanti con Sodero altissimo praticamente. Va ben gestito da Lombardo, Hudson prova a seminare Bertoldo, lo lascia sul posto, potrebbe tirare, ci pensa su, poi non trova il canestro, forse voleva fare un'altra giocata Hudson. Sì, poi Bertoldo è scivolato e forse ha spiazzato paradossalmente Hudson. Ora viene fermato tutto per passi di Ricciotti probabilmente, prima del passaggio a Bagnoli. Fallo di Bagnoli, l'arbitro ha visto il passi nel momento del tiro, non è dello stesso avviso Bagnoli, uno dei migliori giocatori che si possono trovare in questa Serie C. Simone Bagnoli ha esperienze perfino in Serie A, quindi uno che ne ha fatta di strada, ne ha macinati di campi. Ricciotti, 23-27 che persiste, lotta greco romana tra Bagnoli e Listwon, in due su di lui, l'arbitro blocca tutto, ancora annullato, fallo di passi di Bagnoli. Passi di Bagnoli con due uomini addosso, qui gli arbitri li hanno vista. Listwon praticamente già era come per chiedere scusa, come se avesse fatto fallo lui con le mani alzate, invece gli arbitri hanno optato per il fallo, per l'infrazione di Bagnoli. Ora Odone dentro e fuori Bagnoli. Fuori Bagnoli, adesso lo vuole far raffreddare un attimo perché giustamente ha avuto due chiamate contro e il nervosismo, soprattutto in una transa agonistica di questa, può essere importante. Si riposa per un attimo Bagnoli, è un giocatore fondamentale per Scauri. Assolutamente, stavo bravissimo praticamente a lasciare il pallone lì e ad andarsene senza protestare. Sappiamo che Bagnoli comunque è un giocatore molto, molto sanguigno sotto questo punto di vista, quindi è stato molto freddo. Ora fallo su Violo ancora da parte di Giuseppe Terrasi, numero 32, e si carica di falli anche Cefalù. Fallo di Terrasi, Violo era in penetrazione, anche se si chiudono subito gli spazi quando attacca Scauri. Cefalù sta giocando una partita magistrale, bisognerà vedere se riuscirà a reggere per 40 minuti questo ritmo, anche perché è un ritmo alto quello di Cefalù. Assolutamente, ritmo altissimo, e anche questo secondo quarto lo sta dimostrando. E il pallone entra col brivido e Violo quasi manda a quel paese il pallone per averlo fatto soffrire fino all'ultimo. Però è 24-27, meno 3, 2-2. E Scauri pian piano si riporta a meno 2 da Cefalù. Veramente non è un punteggio altissimo quello di questo parziale, ma Scauri sta rosicchiando. Soprattutto dopo il 19-25 del parziale precedente, ne ha messi solo 2 in 3 minuti
Cefalù. Tanto Violo chiude ogni varco, la palla è fuori, ultimo tocco di Cefalù. È azione ottima di Scauri che praticamente ha messo un muro bianco davanti agli avversari. E qui sottolineerei la freddezza di Guido Violo, che è veramente entrato in campo con una concentrazione spaventosa. In questo caso ha fatto il suo dovere, ha bloccato l'avversario regolarmente, poi è stato anche fortunato nella carambola, palla in testa all'avversario e fuori. Richiamato Angelo Odone, intanto è arrivato il cambio per Bagnoli in campo, Lombardo in panca. Viene segnalato qualcosa, lo stesso alla panchina di Addessi. Si può tornare in campo allora a giocare Odone. Scauri che ha modificato le pedine, doppio pivot potremmo dire così, perché Odone è un'ala grande che può giocare da pivot e Bagnoli là davanti per dare più peso. Sì, è una soluzione che Addessi già ha adottato. Intanto Bagnoli sotto canestro, pareggio, pareggio di Scauri. Il cambio di tattica dà subito i suoi frutti, dicevamo Addessi ha già adottato questa tattica. Intanto Bertoldo sigla il sorpasso, più due. Vola Bertoldo e Cefalù subisce un KO da 4-0 e ora Hudson ha una muraglia addosso. Palla per Scauri e tutto. Passi, anzi, piede di Odone, ma gli arbitri qui hanno chiuso gli occhi, hanno lasciato andare tutto. C'erano passi, c'erano piedi, c'era un fallo su Bertoldo di Listwon. Lasciamo stare, forse la lista è fin troppo lunga, bisogna vincere contro tutto. Fatto sta che Scauri è tornata in avanti con una prepotenza spaventosa. Canestro freddo da parte di Bagnoli e palla guadagnata. Ora c'è fallo di Violo, fallo fischiato a Guido Violo che era franato a terra. Sembravano semplicemente franati a terra tutti e due. E qui Bagnoli vuole, va a parlare con Odone. C'è qualcosa tra i due da chiarire. C'era anche un fallo su Bagnoli precedentemente sul tiro, infatti Bagnoli è sceso di peso e ha guardato l'arbitro come a dire qui non mi dai neanche il fallo. Fatto sta, 29-27, gli arbitri devono prendere per mano questa gara perché rischiano di perderla e in un clima infuocato come questo rischiano di perdere una gara che potrebbe essere bellissima. La gara potenzialmente è bellissima al momento, ma gli arbitri devono stare attenti perché sicuramente la lucidità non deve mancare loro per primi. Vediamo. Lombardo si prende il tiro, solo ferro, Bagnoli sale su in cielo, ali d'angelo per lui, si prende la sfera, ripartenza di Dante Ricciotti, va il capitano, l'appoggio verso Andrea Lombardo, le penetrazioni di Lombardo, l'appoggio comodo per Bagnoli, mette dentro. 31-27, riparte subito Cefalù. La sta facendo la differenza quel signore lì, il numero 13, Simone Bagnoli. Ma serpentina di Lombardo, che cosa ha fatto veramente? Ora Cefalù è anche sfortunata nei tiri, sta accusando veramente il colpo. Lombardo ha fatto una cosa strepitosa, Bagnoli si è fatto trovare pronto ancora una volta. E il numero 13 non sta cadendo nel, diciamo, tranello di questo match, del nervosismo. Ora recupera un altro pallone, palla recuperata da Bertoldo col brivido. Anche Odone ha l'occasione di andare a canestro e mette il 33-27, più 6. Scauri in 3 minuti e 10 l'ha ribaltata completamente. Mastodontico Angelo Odone, il tiro della domenica. Stupendo, Odone veramente dimostra lo stato di grazia di questi ultimi minuti di Scauri. Ha messo questo pallone telecomandato che si è insaccato inesorabilmente. Ed è più 6, Cefalù deve riordinare le idee, perché Scauri quando si entusiasma sfugge via e poi raramente la riprendi. Bisogna recuperare la partita per i siciliani se vogliono rimanere ancora in lotta con Scauri in classifica. 33-27, 6-16 da giocare ancora in questo secondo quarto. Scauri ha messo praticamente il vuoto da 19 a 33, Luca. Decisamente una progressione terrificante, non veramente, da 19-25 siamo praticamente 14 punti contro 2. Bella la situazione, subito Priulla ha chiamato il time out
ci sta tutto il time out contro lo Scauri, che ha giocato un secondo quarto magistrale fin qui e sono solo 4 minuti. Lombardo, possesso di palla per lui, lo affronta Ricciotti, pallone di Lombardo in solitaria, appoggia dentro, nessuno l'ha seguito, allora si è preso il canestro Lombardo andando ad attaccare direttamente la retina. Ricciotti alle prese con il, ne è entrato Cefalù, cambio per Hudson, appoggio dietro per Odone, il tiro di Odone, pallone che balla, poi Bagnoli non riesce a prendersi la sfera, Cefalù, pallone che resta lì, l'ultimo tocco di Odone. Odone qui ha rischiato, si è trattenuto sulla trattenuta, sembrava in procinto di trattenere il numero 4 avversario, era stato bravo a bloccarne la ripartenza. Ora rimessa per Cefalù che può riportarsi ancora sotto e chiama lo schema Lombardo che procede, e Ricciotti si guarda attorno per studiare il posizionamento dei suoi in difesa. Vediamo che il numero 18 Mollura prova a sfruttare l'aiuto di Listuan, ancora Mollura suggerisce per il numero 4 solo Ferro e allora Lombardo può ripartire, il Lombardo scaurese. Ricciotti si posiziona a Scauri e perde l'attimo. Ricciotti, la penetrazione, intanto si fanno sentire i tamburi di Mario Ciacciarella e Delia Mancini, intanto giù Odone, l'arbitro non ha visto nulla, ha visto solo Odone a terra, squadre ferme per il time out, Odone era a terra, non credo si sia buttato da solo. Non saprei, sinceramente ero concentrato su Bagnoli che provava il tiro, poi ha visto Odone. Se Bagnoli ha suggerito il passaggio a Odone vuol dire che l'ha visto in piedi, quindi poi o è scivolato e dunque si tratta di sfortuna o ha subito un fallo che gli arbitri non hanno visto. Fatto sta che probabilmente hanno fischiato il fallo di fondo, perché praticamente con un gomito con le spalle ha toccato la linea di out. 33-29, per un attimo il Pallaborelli sembrava un sambodromo. Decisamente sembrava Copacabana per un attimo, poi è uscito anche il sole, tipicamente da spiaggia brasiliana, proprio il sole a illuminare questo parquet che era iniziato con un poco di oscurità e si sta illuminando pian piano, come si sta illuminando la prestazione di Scauri. Ritorna in campo Odone, ha qualcosa da dire al duo arbitrale. Non bisogna eccedere nelle interferenze. Va Cefalù allora a battere. Salgono gli applausi per Andrea Scipione, ricordato dai tifosi di Sconvolti. Dobbiamo ricordare che c'è anche la tifoseria del Formacalcio quest'oggi. Sì, decisamente un'unione di intenti e di tifo per Andrea Scipione, che ha unito un po' non solo tutte le tifoserie del Golfo a livello calcistico, ma a livello di tutta Italia e di tutti gli sport, e questo è bellissimo. Dobbiamo ricordare che però gli Sconvolti erano a Formia nella gara di playoff, quindi un gemellaggio che c'è, che va oltre la disciplina sportiva. C'era assolutamente prima di questo, intanto altri due punti messi da Bagnoli prima di questo incidente di Scipione. E ora il pallone per Lombardo e Sconvolti e Formia Calcio, che si ritrovano spesso e volentieri proprio per occasioni di festa. Rimbalzo ancora Scaurese, Ricciotti, Cefalù sta un po' inseguendo alla cieca gli avversari in questi ultimi minuti. Un 3-2 sporco in questo frangente, solo Ferro di Odone. Bagnoli, arriva Lombardo a rimorchio, Gallo commette fallo, Carlos Gallo su Lombardo che era pronto a prendere l'ascensore e salire a mettere dentro il pallone. Doppio cambio, anzi triplo cambio, vuol dire che non va bene nulla per Priulla. Dentro, fuori Cefalù, fuori Listuan e fuori il numero 18 Mollura. Vanno dentro Hudson, Terrasi e, se non vado errato, il numero 21 Sodero. Cambia tutto. Fallo di Gallo, primo pallone messo dentro da Lombardo, 36-29, Scauri sta cercando di mettere il gap, 37 Scauri, 29
magistrale questo quarto per Scauri, quasi 20 punti messi, ne mancano solo due, mentre Cefalone ha messi solo 4. 18-4, intanto Lombardo vola verso il canestro, il pallone non entra, ma arriva il tap-in che ancora non entra, poi occasione persa in tre, Lombardo, Bertoldi e Odone. Si gridava praticamente già al canestro e lo fa Cefalù invece, 37-31. Qui queste sono le sliding door che vengono definite così nelle partite. Può cambiare tutto con un pallone sbagliato e subito. Intanto Lombardo lotta contro il diretto avversario. Pallone sbagliato da Odone, chiedeva il fallo. Non sono d'accordo i due direttori di gara. Lombardo, pallone lungo mentre si parla ancora. Odone, stoppone per lui, rimane a terra, sfera messa fuori. E qui ancora Odone, rosso, praticamente rosso, contro gli arbitri. Adesso studia la situazione. Buono però lo stop di Odone che praticamente ha bloccato in canna il colpo alla squadra ospite. Beh, ha avuto il riflesso di rimediare a una sua ingenuità, perché è vero, potrebbe anche aver subito fallo, però non deve in alcun modo stare a protestare in mezzo al campo con gli avversari che continuano a giocare. Se ne è accorto, è buon per lui e per lo Scauri, ma poteva essere letale. Ricciotti, 37-31, più 6 Scauri, l'appoggio per Bagnoli, conserva il pallone per il proprio playmaker. Ricciotti alle prese con Hudson, prova l'accelerazione, poi rimane sul posto Ricciotti, va in penetrazione, Hudson si prende il pallone, poi commette fallo Ricciotti su Terrasi. Fallo di Dante Ricciotti, allora si va in panca. Si va in panca, in questo caso secondo fallo di Ricciotti e già è una notizia. Ma 37-31, praticamente si è da più 6, si è passati per Cefalù, si è arrivati a più 6 per Scauri. Punteggio ancora fermo del parziale su 18-6, praticamente 12 punti guadagnati, 2 minuti e 47 sul cronometro e 3 falli di squadra per gli ospiti, 2 di squadra per Scauri. Situazione falli decisamente più contenuta, ma una partita vera e sta continuando ad esserlo. I due coach a dare disposizione ai propri giocatori. Si fanno sentire i tifosi, 2.47 da giocare. Quando praticamente siamo quasi a 43 minuti dall'inizio della palla 2. Praticamente sì, una prima parte di un primo tempo, inteso come primi due quarti, eterno, veramente, ma ne vale la pena quando lo spettacolo è così, non ci si annoia e le squadre se le stanno dando di santa ragione, sempre nei limiti del consentito. Bella partita, Cefalù ora in possesso a 2.40 dalla pausa lunga. Terrasi, l'appoggio su Lombardo è tutto solo, appoggia a canestro Terrasi, recupera qualcosa Cefalù, 37-33 dopo un secondo quarto che era stato quasi un monologo scaurese. Eh beh sì, Cefalù sta facendo il contro break praticamente, si era sul 33-27 quando Cefalù ne aveva fatti solo due, ora 4 punti contro, arriva a 35, dunque 4 punti a 8 per Cefalù di contro break. Si prepara Diego Martino intanto a rientrare. Ritornerà in campo Diego Martino in questo finale di quarto, pronto l'appoggio di Ricciotti, poi Odone, va al tiro, dentro la sfera, riprende a segnare Scauri, toglie la polvere dal canestro, 39-35, 1.50 a giocare. Hudson, passaggio lungo linea, Lombardo prova a chiudere, Terrasi, la penetrazione su Bagnoli, l'appoggio a canestro, è scappato via Terrasi. E qui si è aperta troppo la difesa scaurese, Bagnoli si è fatto sfuggire Terrasi che ha avuto gioco facile, senza essere contrastato è andato a appoggiare questo pallone a canestro, ora Ricciotti a trovare ancora Bagnoli, 10 secondi per andare al tiro, Bagnoli si deve girare, riesce a farlo ma è solo ferro, non trova l'aiuto del tabellone, 1 minuto e 20 in questo momento, prova l'azione il numero 21 Sodero, azione personale, arriva dall'altra parte, serpentina, continua ad andare e c'è l'aggancio, Cefalù contro aggancia
e Scauri ora deve andare a canestro perché deve assolutamente chiudere avanti. Ha dato del tuo pallone Sodero, ha fatto quel che voleva con la sfera. Intanto fallo di sfondo di Odone, ha battuto Lombardo, pallone che sarà per Cefalù, mentre va fuori Odone. Bertoldo si va a confrontare con il direttore di gara. Secondo fallo di Bertoldo, autore lui di questo fallo. Allora una metrica abbastanza anomala, riparte Lombardo, 39 pari, le due squadre hanno impattato a pari punti. Sodero si perde il pallone, parte di nuovo Bertoldo, l'allarga per Martino, si ferma Martino, è tutto chiuso, piede perno ancora per Bertoldo, alle prese con Lombardo, 14 secondi per cercare di realizzarla e Lombardo mette dentro, fallo più canestro, ottima azione. Grandissimo canestro e grandissima progressione di Bertoldo che ha deciso di fare tutto da solo e poi il fallo, se non sbaglio, è stato nel numero 32, nel numero 21, quindi Sodero, secondo fallo per lui. È decisamente a 31 secondi e 8 dalla fine, possibilità di andare sulla tripla di vantaggio per Scauri. Bertoldo 41-39 a 31 secondi dal riposo lungo, possibilità di mettere il punto aggiuntivo Bertoldo. Bagnoli non riesce a correggere, poi Martino si ostacola nei due, Hudson, allora da lui la possibilità di ribaltare la situazione, Lombardo tira da tre, ferro solamente Ricciotti, 22 secondi, vuole scaricare il cronometro, quasi quasi non usciva il sorpasso. E beh, ma ha sbagliato il movimento difensivo Scauri, erano in due, sono andati tutti e due dalla stessa parte, si è trovato liberissimo il giocatore di Cefalù di provare il tiro da tre, quando se ne sono accorti era troppo tardi, il tiro è partito. Buon per Scauri che arriva l'errore, poi il secondo fallo per un altro giocatore del per Hudson, numero 10, e Ricciotti non riesce a segnare il primo, a 15 secondi e 6 ha occasione ancora di andare sul più 3 Dante Ricciotti, mentre è pronto ad entrare Giorgio Busco, giocatori già sotto la campana. Bagnoli corregge lui dentro, 43-39, 11 secondi a giocare, non c'è più il cambio per Busco, non c'è tempo, riparte Hudson, cerca la tripla, ferro solamente, poi il pallone dentro, 43-42, termina qui il secondo quarto e Hudson ha dimostrato che anche con l'ultimo fiato Cefalù è vivo. Si torna a giocare, praticamente Hudson ha messo dentro un tiro libero a gioco fermo, non si è capito il motivo e la ragione. Si parte 43-43 praticamente, abbastanza strano quantomeno, perché se fosse stato un fallo sul tiro precedente della tripla si sarebbe dovuto battere prima. Ora Ricciotti ruba palla, intanto Scauri prova ad andare, probabilmente è stato fischiato quantomeno un mini tecnico forse a qualche componente della panchina scaurese durante l'intervallo, che altre spiegazioni non me ne do sinceramente. Comunque ora fallo di Ricciotti, fallo di Ricciotti e sarebbe il terzo fallo di Ricciotti, 9:26, è cambiato tutto rispetto alle premesse che sembravano scolpite della prima parte di gara. Allora 43 pari, questo è il punto di partenza, lo diamo come se fosse un appendice del quarto precedente. Hudson ancora lì in zona tiri liberi, primo pallone insaccato per lui, seconda possibilità per Ricciotti, ha dato addirittura l'antisportivo il direttore di gara, quindi Hudson avrà poi il pallone a disposizione, pallone sul ferro, poi dentro, traccia il solco, 43-45, riallontanato lo Scauri praticamente quando sembrava avanti di un punto, e invece si ritrova a partire quasi da meno 2, praticamente
Questo è comunque, vediamo Lombardo che prova a suggerire per Sodero, si deve girare, fuori per Hudson, prova ad andare, Bertoldo lo ferma, Hudson fugge via, Listwon, e poi il fallo, anzi l'infrazione, fallo di tre, infrazione di 3 secondi, scusate. Dunque palla per Scauri, iniziamo a mettere un po' di ordine perché ci si è capito decisamente poco. Pallone per Ricciotti, allora il passaggio a cercare Bertoldo, il poggio morbido per Bagnoli che praticamente è ancora a braccetto con Listwon. Gli arbitri chiamano fallo, vediamo il numero segnalato, 21, quindi Sodero, terzo fallo personale per lui, primo di squadra. Bagnoli viene catechizzato dal direttore di gara, una mini reazione alla sua, ma praticamente era a braccetto con Listwon e gli arbitri non hanno visto questo fallo per il numero 13. L'importante è che abbiamo fischiato un fallo perché ce n'erano da fischiare, quindi... Ora Bagnoli accorcia le distanze, meno 1, 9 minuti e 0-2 sul cronometro. Vediamo se riuscirà a impattare la situazione e pareggiare per dimenticare questo inizio shock e mettere tutto alle spalle. Non ci riesce, dunque Cefalù ha ancora un punto di vantaggio. Potrebbero diventare 4 con la tripla di Lombardo che non va. Arrivano al più 3 comunque con il tap-in vincente. Mallura mette dentro il pallone, era pronto sotto canestro, 44-47. Martino le prese con Sodero, l'appoggio per Bagnoli, taglia tutta la campana, l'entrata di Bertoldo, Listwon commette un fallaccio su Bertoldo, secondo fallo personale di Listwon, anzi terzo fallo di Listwon, quasi al limite anche questo fallo. Sì, decisamente. Paradosso, Giuseppe, all'inizio il primo quarto Scauri è andato al bonus, ha commesso circa 7 falli. Ora chi ha commesso più falli è Cefalù, che ha ben un giocatore a 3 falli e 4 a 2, mentre dall'altra parte c'è Ricciotti a 3, Bertoldo e Martino a 2 e gli altri con uno o nessuna infrazione. 45 Scauri, 47 Cefalù. Riparte Hudson in palleggio, lascia sul posto Bertoldo, ancora Hudson in mezzo a 4 uomini, scivola, continua a palleggiare, il tiro di Listwon vale 2 punti. Martino per la ripartenza che di Ricciotti, 45-49, ha battuto per un attimo Lombardo, alle prese con Mollura, Lombardo va al tiro, mette dentro 2 punti, 47 Scauri, 49 Cefalù. Hudson prova la progressione, tutto chiuso, riesce comunque a dare del tuo pallone, l'appoggio per Listwon. Listwon cerca il tiro dalla distanza, solo Ferro, poi il pallone arriva comodo per Sodero che mette dentro, anzi subisce fallo da parte di Martino, terzo fallo personale credo Martino Lombardo, vediamo che paletta si alza Lombardo, allora secondo fallo personale di Lombardo, Martino nella quota già 2, fuori il 18, dentro il 32, quindi Mollura in panchina e Terrasi in campo. E intanto in lunetta va Sodero per toccare quota 50 e la palla balla la rumba prima di entrare. 47-50, questo lo score aggiornato a 7-42 dal termine del terzo parziale, con le squadre che segnano poco. 4 punti per Scauri, 9 con questo per Cefalù che sale a 51 e Ricciotti porta palla, meno 4, praticamente si è tornati sul copione del primo quarto di gara. Bertoldo cerca il tiro da distanza, solo Ferro, poi il pallone arriva ad Hudson che lo rende giocabile per Lombardo, può ripartire a salire il giocatore numero 14 Angelo Lombardo, sotto canestro, poi Terrasi si prende il pallone per un attimo, ultimo tocco Scaurese, dunque occasione per Cefalù. Ancora una volta i ragazzi in canotta azzurra possono andare con 13 secondi a disposizione. Ora Terrasi viene fermato da Lombardo, poi Ricciotti in qualche modo
in diagonale il numero 5 che ne ha due addosso, preferisce andare da solo, scarica fuori per Martino, Lombardo, ancora Martino, c'è Bertoldo da questa parte, viene puntualmente servito, il numero 6 prova ad andare da solo, servizio per Bagnoli alle spalle di Listuon, beffato il numero 7 ed è 49-51, meno 2, ancora palla recuperata da Scauri, Ricciotti supera a metà campo, gli sconvolti si fanno sentire, la palla che potrebbe essere quella del pareggio, Bertoldo prova ad andare, fermato regolarmente, si riparte, 2 contro 1, Lombardo e l'altro Lombardo tocca e manda via il suggerimento di Angelo Lombardo, Andrea Lombardo pronto il recupero. 49 Scauri, 51, 6 e 28 da giocare, il pallone è fuori ma per Cefalù. Va a gestire Hudson la sfera, 20 secondi a disposizione, pallone per Terrasi, morbido il tocco, Ricciotti può ricominciare lui in progressione, va Dante Ricciotti, l'appoggio per Bertoldo, il tiro dentro, il pallone vola il palazzetto, 52-51. E Bertoldo ha trovato l'attimo giusto per andare a mettere la bomba da 3, più 1, ancora vantaggio Scauri e Cefalù che ora prova a rispondere con Hudson che scappa via, poi Lombardo a terra ma si continua, tocco morbido, palla che non entra, Listuon serve Bertoldo e si può ripartire, Bertoldo, Hudson al terzo fallo, lo ferma, Bertoldo si è incuneato alla grande tra i due avversari. Era scappato via Bertoldo, Hudson non ci ha pensato su due volte, lo ha bloccato, fallo e subito time out per le due squadre, lo Scauri che non ti aspetti esce fuori dal nulla, decisamente lo Scauri che sta andando ad ondate, lo dobbiamo dire quest'oggi, sta riuscendo a mettere la testa avanti in poche occasioni, ma l'importante naturalmente è mettere la testa avanti al 40° minuto o comunque alla fine di un eventuale overtime. Per ora l'ipotesi overtime non è del tutto scongiurata dato l'andazzo. Uno Scauri che ha tanti chilometri nelle gambe in questa stagione, tantissime le partite giocate dai ragazzi di Adessi. Decisamente campionato lungo, estenuante, la Coppa Italia, questa post season, e Cefalù deve, cioè è consapevole sicuramente della caratura dell'avversario detentore di questa Coppa Italia, lo ricordiamo che sicuramente è l'orgoglio di questa realtà e deve essere fatta pesare in queste occasioni, anche i trionfi vanno fatti pesare nella mente degli avversari. Si torna in campo, due squadre pronte a giocare, 5-52, uno Scauri che non vorrebbe difendere il titolo della Coppa Italia il prossimo anno, visto che se ci fosse il passaggio di categoria andrebbe in caso di prima posizione, tanti sì, tanti ma, a giocare quella di Serie B, ma è lunga, bisogna giocarsi sul campo adesso questa partita che è importante, soprattutto è bella tosta. Bertoldo si incunea fuori per Martino, Martino va e il pallone non entra, poi fallo di Mollura al terzo fallo, anche lui, e sono tre giocatori, Hudson, Mollura e Sodero, non proprio tre qualsiasi al terzo fallo. Secondo fallo viene chiamato per Mollura. Pallone che sarà giocato da Bagnoli, c'era già forse un fallo sul tiro precedente, fatto sta che Bagnoli è stato poi bloccato sotto, succede di tutto sotto le due flange, ma si sa, fa parte del basket. Sì, decisamente le plange in sotto attenzione in questa occasione, in questa partita, due parabole perfette per Bagnoli che porta il più 3 a casa, 54-51, ci avviciniamo al giro di boa di questa gara, di questo terzo parziale. Ora il fallo di Bertoldo, dovrebbe essere il terzo anche per lui, carico di falli anche Bertoldo, decisamente uno Scauri poco lucido sotto il profilo dei falli, mettiamola così, ma non so di chi è la lucidità, lasciatemi passare il termine. Pallone per Lombardo, si libera come può di Martino, tutto chiuso,
Terrassi, il tiro sulla sirena, arrivano i due punti per lui dentro la sfera di Terrassi. Riparte allora Scauri, 54-53, ha impattato quasi subito a riportarsi sulla situazione Cefalù. Bertoldo si perde il pallone, l'ultimo tocco è però di Lombardo, quindi rimessa che sarà per Scauri in attacco, 16 secondi a disposizione. Rimessa in zona Priulla. Bertoldo cerca un compagno su cui smistare, arriva comodo Bagnoli, si vende la sfera, su di lui Listwon, Bagnoli non riesce a insaccare, poi tiro per Bertoldo, c'è libero Martino da questa parte, non viene servito, Bertoldo cerca la solitaria, l'arbitro blocca tutto, Mollura, fallo di Mollura, due liberi a disposizione di Bertoldo. E qui siamo sicuri, è terzo fallo di Mollura. Bertoldo ha una grande occasione per rimettere ancora distanza tra sé e Cefalù, con il più uno che continua a persistere, equilibrio pressoché totale tra le due formazioni che si sono praticamente concesse un quarto a testa nei primi due e ora stanno veleggiando sull'equilibrio più totale. 43-42, ora siamo 55-53, praticamente 12-11 con un tiro libero ancora per Bertoldo. 55-53 Bertoldo, vediamo se è rotonda. Liston riesce a tenere il pallone giocabile, Hudson parte subito in cavalcata dall'altra parte, appoggia comodo su Terrasi, fallo però di Hudson, sfondo su Lombardo, quarto fallo di Hudson, entra in zona pericolosa uno dei migliori giocatori fino a questo momento di Cefalù. Forse il mattatore della squadra e anche per qualche tratto della partita, perché veramente Hudson è tra i migliori in campo in assoluto, non solo della squadra ospite. Vediamo che ci sono proteste da parte di Priulla. 55-53 e al bonus Cefalù, il fallo doveva giocarsi con dei tiri liberi ma non ci sono stati. 18, passaggio per Lombardo, poi il pallone arriva nella zona di Bertoldo, alle prese con Terrasi, va al tiro Bertoldo, parabola lunga, non trova il centro del canestro, Hudson ancora in avanti, l'appoggio per Listwon, ancora per Lombardo, il tiro di Lombardo fermo solamente, Bagnoli può ripulire la ripartenza di Bertoldo, ritorna indietro Ricciotti, poi Bagnoli si prende un libero in movimento, nulla a fare, errore per lui. Può ripartire allora la squadra di Cefalù con Hudson, tripla che non arriva, Lombardo libera la zona, si prende la palla, potrà ripartire in questa sagra degli errori Scauri. E Scauri può respirare con Ricciotti per Lombardo, di prima intenzione il tiro a tre smorzato, fallo su tiro a tre, Lombardo su Lombardo, e sono tre tiri liberi per Andrea Lombardo. Angelo Lombardo al primo fallo, il capitano di Cefalù. Primo fallo per Lombardo del Cefalù. Primo fallo per Lombardo e ora il numero 14 di Scauri avrà l'occasione di andare in lunetta per un potenziale 58-53 che varrebbe il più 5. Intanto Bagnoli si asciuga il sudore, partita veramente molto probante per tutti. 55-53, questo è il punteggio per Lombardo che ne avrà tre a disposizione, sbaglia il primo, seconda possibilità per lui, va il numero 14 di Scauri, il pallone si insacca, 56-53, a 3:41 da giocare, quarto con un punteggio molto basso. Sì, decisamente col punteggio molto basso, come d'altronde tutti, anche se comunque per ora questo è il peggiore dei tre sotto il profilo del punteggio. Intanto un 1 su 3, l'occasione per Cefalù di avvicinarsi, perché Lombardo ne fa uno, dall'altra parte Cefalù ne fa due, è di nuovo meno uno. Bello il passaggio di Hudson, passaggio Rasi che si è trovato solo contro il canestro, ha potuto solo impostare e mettere dentro. Lombardo intanto fallo sotto, vediamo se dovrebbe essere su Bagnoli se non vado errato. Fallo di Bagnoli. Terzo fallo anche per Simone Bagnoli, me ne ero perso uno.
Pallone che sarà da giocare per Cefalù. Palla per Cefalù in questo caso, altra decisione comunque quantomeno un po' oscura, però fatto sta che Cefalù ha palla e con Hudson è molto pericolosa, anche se lo stesso Hudson deve fare molta molta attenzione. Scarico fuori, tentativo da tre, palla corta e Andrea Lombardo fa buona guardia. Siamo scesi negli ultimi 180 secondi, 2 minuti e 55 in questo momento. Ricciotti riesce a servire Bertoldo che se ne va, la palla sulla ferro, poi Bagnoli che forse era stato contrastato anche alla disperata in questa occasione da Cefalù che non è riuscito a fermarlo. Ora Hudson fermato e canestro più fallo di Bagnoli e siamo a 4. Quarto fallo di Bagnoli, sarebbe pericoloso per Scauri perderlo. È pronto Donner ad entrare in campo anche perché siamo solo nel terzo quarto e due protagonisti come Bagnoli e Hudson sono già quota 4 falli. Beh, è una naturale conseguenza di questa partita, è l'andamento di questa partita con il numero 10 ospite, il numero 13 di casa che stanno veramente viaggiando a mille come tutti i loro compagni. Partita maschia, l'abbiamo già detto, molto fisica. E evidentemente a rimetterci sono spesso gli uomini simbolo, quelli che sono più al centro dell'azione e dei contrasti. Intanto Hudson dalla lunetta sbaglia il tiro supplementare e rimane il più uno. Scauri aggrappata al punticino di vantaggio già da un po'. Ora Ricciotti, Odone, Martino, ancora Ricciotti, c'è Bertoldo ma Ricciotti prova a ragionare. Odone si inserisce, Lombardo, Odone va da solo, la palla gli rimane in canna praticamente e il contropiede di Cefalù con Ricciotti che non riesce a farsi fare sfondo e poi il sorpasso di Cefalù. Ricciotti forse aveva provato a subire il fallo in questo caso. Chiedeva il time out coach Odessi, non arriva il blocco, è già ripartito lo Scauri. Ricciotti, pallone per Odone, Scauri sotto 58-59, Bertoldo, fallo su di lui, abbattuto nel tenere di andare a canestro. Arriva la segnalazione 42, il giocatore Carlos Gallo, terzo fallo personale per lui, si va tutti in panca per un time out e qui deve organizzarsi bene il coach di casa. Decisamente una situazione molto molto delicata, 58-59, ora Scauri è sotto, tra due secondi dopo il tiro libero potrebbe succedere l'inverso. Questa partita veramente non si sa come prenderla, bisogna essere bravi a fotografare l'istante e instaurare la tecnica giusta e la tattica giusta per andare al referto in maniera migliore degli avversari. Anche perché adesso Scauri deve riorganizzarsi perché ha uno come Simone Bagnoli che è una bocca di fuoco in situazione critica, perché quattro falli è una spada di Damocle sulla testa. Beh, ma ragioniamo anche col gioco degli inversi, perché Priulla ha lo stesso problema con Hudson, quindi è vero, non bisogna fasciarsi la testa per la situazione di Bagnoli, perché è anche vero che anche gli avversari non sono in ottima condizione. Anche però io ti dico, Bagnoli è un giocatore prettamente difensivo, è il pivot, quindi o gli affianchi Odone che rischia sui rimbalzi e deve stare attento sui rimbalzi in attacco, mentre Priulla ha il playmaker a quota 4, quindi è un giocatore che può anche non difendere. Beh, sicuramente un play molto utile, ma comunque un play effettivamente. Intanto non va a referto Bertoldo, scusate. 58-59 rimane il secondo tentativo per almeno pareggiare questo punteggio a 1.56 dall'ultima pausa e si pareggia a 59 pari. 59 pari, riparte la squadra in maglia bianco-blu, 59 pari, punteggio in bilico, Gallo l'appoggio su Sotero, Sotero cerca il varco, batte Lombardo, arriva il fallo di Sotero. Dovrebbe essere quarto fallo anche per lui. Vediamo la paletta che si alza. Quarto fallo anche per Sotero e quindi qui c'è un altro giocatore in quota pericolosa quando ormai siamo agli sgoccioli di questo terzo quarto. Decisamente passa in vantaggio sotto il profilo dei giocatori a quattro falli, Cefalù 2-1. Ora il tempo non viene fatto scorrere da subito da Ricciotti che preferisce far ruotare il pallone un po' prima di prenderlo
in mano e poi servire Lombardo. Bertoldo, Lombardo ancora, Ricciotti è libero, prova ad andarsene, potrebbe allargare per Odone, allarga invece per Martino, solo Ferro. Odone poi non riesce a cogliere l'imbarzo, allora Cefalù dall'altra parte, proprio con Cefalù, neo entrato con il numero 4, occasione e gioco fermo, però la azione di Cefalù viene invalidata. Fallo di passi, era andato a canestro la squadra ospite. Tanto Lisson in campo, Sodero in panca, arriva il riposo per il giocatore a quota 4 falli. Allora riparte Ricciotti con il pallone, si propone Lombardo, deve smistarlo, riesce in questo caso Ricciotti. Bertoldo ancora per Lombardo, per vie centrali, appoggio sul proprio playmaker, c'è il piede di Gallo, palla messa fuori, rimessa che sarà per Scauri, 14 secondi a disposizione per attaccare il canestro di Cefalù, 59 pari, due squadre che sono in bilico in questo frangente. È stata sempre una partita equilibrata da queste due formazioni. Tanto Ricciotti non riesce a smistare il pallone, riparte Lombardo subito dall'altra parte, è messa con Bertoldo, prova la penetrazione Lombardo, l'appoggio a canestro, il pallone torna praticamente a lui, poi Lisson si prende il rimbalzo, Odone prende lui la sfera, è successo di tutto, però alla fine Scauri ha liberato. Sì, per un attimo sembrava che Scauri stesse andando per la contesa, intanto tripla di Bertoldo che porta ancora più 3 a Scauri dopo un quarto vissuto fianco a fianco con gli avversari. Dicevamo azione concitata e ora Cefalù si fa prendere dalla bolgia del Palaborrelli e non trova le misure giuste per andare a segno. 25 secondi, nuovo possesso per Scauri per allargare la forbice. Un'azione poco più per questo terzo quarto, Scauri in avanti 62-59, ma la gara è equilibratissima. Martino prende il pallone, allarga per Bertoldo, ancora Ricciotti, Ricciotti che non prova il tiro dalla distanza, preferisce servire Odone. Odone, bisogna tirare, ci pensa Martino, dentro, altra tripla per Scauri e pallone che fa segnare il 65-59. 65-59, ora è più 6 per Scauri che ha messo la freccia e Cefalù non è in ginocchio perché ci sono anche altri 10 minuti, ma saranno 10 minuti tutti in rincorsa per gli ospiti e per i padroni di casa per inseguire un sogno chiamato vittoria. Ultimo allone da mettere in gioco per Cefalù, al momento 65-59, è avanti Scauri ma saranno 10 minuti di fuoco. 10 minuti tutti da vivere con Lombardo che porta palla per il numero 42 Gallo, ancora Lombardo, Ricciotti lo aspetta, Lombardo prova il tiro da 3, il rimbalzo è scauresi, allora Scauri può andare, Cefalù forse ha forzato il tiro quando sotto di 6 a 10 minuti alla fine avrebbe ancora potuto ragionare, intanto subisce un altro tiro da 3, rimbalzo di Odone, anche se la tripla non va, nuova occasione per Scauri con Bertoldo, c'è fuori Ricciotti, Bertoldo scarica e sbaglia Lombardo praticamente, è quello del Cefalù a prendere il pallone dall'altra parte, se sta per andare il minuto, il primo minuto di questo quarto parziale, canestro numero 1 del quarto che va a Cefalù 65-61. Con quale facilità ha segnato Terrasi, molto calmo e freddo, ha passeggiato lungo la linea dell'out, 65-61, più 4 Scauri. Ricciotti prova a puntare, non riesce a penetrare, poi il tiro di Bertoldo, solamente Ferro, Martino si prende il rimbalzo, Lombardo, Bertoldo, poi di nuovo Ricciotti, prova la penetrazione Ricciotti, Odone, arriva il rimorchio Lombardo, non appoggia dentro, si prende la sfera Bertoldo, fallo su di lui, fallo di Gallo, quarto fallo anche per lui. Salgono il giocatore a quota 4 falli. 4 falli per Azzon, Sodero, Gallo e dall'altra parte Bagnoli, mentre 3 falli per Mollura e Ricciotti praticamente, poi e anche Bertoldo. Quindi comunque grandi nomi anche a 3 falli al limite. Bertoldo, possibilità di liberi per rispingere lontano Cefalù. Dentro il primo pallone. Seconda possibilità, un Cefalù che comunque nello scontro dei canestri al momento ha un'ottima quota, ha vinto di 1 a Cefalù e adesso è lì, al momento è a,
a rimorchio di Scauri mentre commette fallo Odone. Ma decisamente Cefalù aveva prima di questa gara una differenza canestri di più 4, 307 punti fatti, 303 punti subiti, decisamente il più 1 con lo Scauri, poi tutte sconfitte comunque di misura o vittorie. Dunque vediamo un po', anche il conto con Sarno è a favore, è stato raddrizzato nel complesso del doppio scontro. Intanto canestro e poi gioco fermo per asciugare il parquet con 8:26 a giocare, più 3 per Scauri e Cefalù che comunque ha contatto. Lisson e Odone se ne sono dati di santa ragione in questa azione, 66-63. Pallone che è di Scauri per il canestro subito, 8:26. Scauri che non riesce a mettere il margine di sicurezza a Cefalù e questa gara è ancora bella lunga da essere decisa. Beh, in un minuto e mezzo sono stati segnati un punto a Scauri e 4 a Cefalù, che ha rosicchiato ben la metà dello scarto di meno 6 con cui si partiva. Ora Bertoldo prende una contrattura, forse vediamo Odone in qualche modo, scarico fuori, ancora Bertoldo che prova ad andare, Ricciotti grande e l'azione da parte dello Scauri, grande possesso palla. Ora Lombardo non se la sente di andare al tiro, non subisce fallo, si continua e allora Cefalù porta palla, il numero 4 per Liston, palla ancora per gli ospiti con il numero 4 Cefalù che perde però la sfera. Odone prova a fare ordine, Ricciotti si schiera a Cefalù e allora Scauri viene attesa. E ora il tiro di Odone, due punti puliti, 68-63. Intanto chiede il cambio Bertoldo, problemi per lui sull'azione precedente, è pronto ad entrare quello violo, stringe i denti Filippo Bertoldo, sarebbe un bel problema per Scauri anche perché Bertoldo è uno dei pochi che sta cercando la conclusione. Intanto l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo di Lombardo Andrea, terzo fallo anche per lui, fallo sotto la propria plancia. Fuori Bertoldo, dentro Violo, già pronta la medicazione per lui. Potrà giocare con 14 secondi a disposizione Cefalù, 68-63. Subito massaggi per Bertoldo. Lombardo si prende la sfera, la penetrazione, abbatte Andrea Lombardo, nulla da fare. Può ripartire allora Dante Ricciotti. Si propone Odone, preferisce allargare Ricciotti, l'appoggio su Andrea Lombardo. Prova l'accelerazione su Lisbon, l'appaccio su Violo, sotto il pallone per Violo, l'arbitro blocca tutto, praticamente trasportato Violo fuori da Lisbon. Se non sbaglio terzo fallo per Lisbon, dovrebbe essere quarto fallo, dentro Hudson, fuori Lombardo, vediamo terzo fallo per Lisbon. Guido Violo, possibilità di liberi per lui. Lisbon è un giocatore che è a quota 3 falli, abbastanza regolare le sue giocate, si è fatto sentire sotto i due canestri. Sì, sicuramente la sua partita l'ha fatta, il suo contributo l'ha dato e lo sta ancora dando, decisamente uno dei punti di forza di questo Cefalù. Sbaglia il tiro libero Violo, prima era andato sull'1 con il solo canestro da tiro libero, nell'occasione gli era a corsa precedentemente. Vediamo ora l'1 su 2, potremmo dire il minimo sindacale, comunque è più 6 e 2 triple di distanza, 6:52. Pronto ad entrare Sodero per Cefalù mentre Hudson prova ad ubriacare avversari, tutto chiuso, Hudson si perde il pallone, poi Martino glielo porta via, Violo la penetrazione, non riesce nel tiro Guido Violo, può ripartire subito dall'altra parte Gallo, Hudson il tiro da 3, ferro solamente Ricciotti, c'è Martino in appoggio, Martino mette dentro, subito ripartita però il pallone per Cefalù, il pallone dentro il canestro, 71-63, anzi 65, arriva il cambio, dentro Sodero, fuori Cefalù, autore del canestro però di questo, anzi fuori Gallo, no Cefalù, subito la ripartenza dei blu che ha punito Scauri. Decisamente una ripartenza dopo una serie di batti e ribatti veramente micidiale con la partita che si sta
accendendo e il cambio pronto fuori Gallo, dentro Sodero, due giocatori a quattro falli praticamente che si cambiano, la situazione falli non cambia, ma cambia il fatto che Sodero è uno del quintetto iniziale e dunque si gioca le carte pesanti per questa rincorsa sul meno 6 Cefalù. 71-65 Ricciotti, possesso di palla, poi appoggia su Odone, Martino, la penetrazione, forza canestro, subisce fallo Terrasi, secondo fallo personale, colui che può spendere nel caso i falli per Cefalù al momento. C'è anche Lombardo che ha quota un fallo solamente per la squadra ospite. Martino lì dalla lunetta, 71-65, può cercare di allungare. Occasione da non sprecare. Vediamo Diego Martino che si concentra, il pallone che entra, più 7, più di due triple di distanza, quasi 4 tiri dal campo di distanza, se diventassero 8 non lo fanno, ma il rimbalzo in qualche modo è ancora Scaurese con la tripla di Lombardo che forse avrebbe potuto controllare meglio quel pallone, si è fatto ingolosire al tiro, comunque buon tentativo. Martino difende su Terrasi, si gira Terrasi ed è canestro per lui, ottimo marcatore Terrasi, si gira e tira con una spontaneità incredibile, molto molto lucido, riesce a resistere all'impatto fisico con l'avversario e poi a trovare la coordinazione giusta. Intanto si prepara Bagnoli, a proposito di impatto fisico, a mettere i suoi ultimi minuti di gara dentro. Intanto Ricciotti con questa magia, non saprei come definirla altrimenti, pallone veramente bellissimo questo di Dante Ricciotti che mette due punti di platino. E fallo di Martino che va al terzo fallo personale. Terzo fallo personale di Diego Martino. Terrasi aveva bloccato il pallone, intanto fuori Martino che lamenta un colpo a braccio, fuori Odone, dentro Bertoldo e fuori Violo, non Odone, quindi Martino e Violo in panchina. Fuori Listuon e dentro Mollura tra l'altro, dunque cambio anche tra le fila di Cefalù, ora le rotazioni di uomini sono molto più frequenti e Cefalù si fa spazio tra le maglie avversarie. 74-69, praticamente 4 punti gratuiti dati da Scauri a Cefalù. Ricciotti, possesso di palla, prova a cercare il movimento dei compagni, sembra essersi ripreso Bertoldo anche se non ha una corsa regolare, cerca il tiro da tre, nulla da fare per Bertoldo, il pallone arriva comodo per Terrasi, il taglio per Hudson che nonché si è aggravato da 4 falli, comunque sta giocando un ottimo ultimo quarto. Beh, sa che comunque in rimonta non c'è molto spazio per pensare a quello che bisogna fare o pensare che si hanno 4 falli, bisogna giocare al meglio delle proprie possibilità e Hudson sta dimostrando di avere la maturità da non farsi condizionare dai falli accumulati finora. Ora il tiro di Odone è ancora sbagliato e Cefalù ha una buonissima occasione con Sodero. Scauri sta dilapidando un vantaggio che si era costruito, è a più 3, era a più 9 prima. Ricciotti in possesso di palla, l'appoggio su Bertoldo, prova Bertoldo la penetrazione, deve tornare sui passi, poi Ricciotti indietro per Odone, il tiro di Odone dentro, 2 punti, 76 Scauri, 71 per Cefalù. Hudson prova ad ubriacare Ricciotti, va al tiro Hudson, Bagnoli in cielo, si prende il pallone, riparte Scauri, 3.43, bisogna mettere il gap, Odone dentro, 2 punti, time out, 78-71, Priulla chiama i suoi in panca ed è 78-71, un più 7 che sa di aria fresca per Scauri, con 4 punti per Odone che si è involato in questo caso e veramente ha preso per mano i suoi con l'esperienza che ha alle spalle, non si è fatto prendere da particolari tremori nel momento di scagliare questi due tiri. 3 minuti e 39, più 7, non si può giocare col cronometro, ma il cronometro si sta iniziando a scaricare. 78-71, questo è il punteggio, i due coach si fanno sentire.
si fa sentire anche il tamburo degli sconvolti. 3.39 dove Cefalù adesso si gioca tutto, anche perché vorrebbe non essere arbitro del proprio proseguo di stagione adesso Cefalù. Eh sì, effettivamente questa partita, come l'abbiamo già detto, condiziona molto il proseguo di stagione, l'ultima gara. Vediamo che come Cefalù reagirà, perché praticamente il primo posto così va via sicuramente. Bisogna stare attenti e pensare a Sarno. Queste due partite legate in una maniera veramente strettissima. Lombardo, il pallone appoggiato in avanti, l'arbitro blocca tutto. Mollura, colpo da parte di Odone. Vediamo, si fa correggere il tempo per il direttore di gara, che concede la rimessa a Mollura, involontario il tocco di Odone. Lombardo dovrà rimettere lateralmente con Cefalù tutto sotto la campana scaurese. Rimessi Lombardo, Brazzon alle prese con Ricciotti, il blocco di Terrasi, appoggio per Lombardo, va Angelo Lombardo, il passaggio per Terrasi, va al tiro, sbaglia il tiro ma subisce fallo di Andrea Lombardo, e quarto fallo anche di Andrea Lombardo. Sale in quota pericolo il numero 14. Sì, in pericolo, ora prova anche a spiegarsi col direttore di gara, fatto sta che è a 4 falli, deve stare attento, ma Scauri ha raggiunto il bonus per prima, sembrava più Cefalù quella indiziata a raggiungere il bonus, invece Scauri ha rimontato in questa rimonta poco gradevole, diciamo. Intanto è 2 su 2 per Cefalù che fa 78-73, meno 5, Ricciotti in possesso al ritmo dei tamburi e gli sconvolti. Ricciotti le prese con Hudson, vediamo se riesce a nascondere il pallone, passaggio per Bagnoli, per Bertoldo, prova a incuniarsi Bertoldo, Odone mette dentro il pallone, Mollura era a terra, bisognava aspettare per far ripartire, bisognava asciugare il parquet. 80-73, si riporta più 7 Scauri, è una bolgia il Pala Borrelli per quella che è l'ultima gara di questo campionato, perché anche se Scauri fosse secondo nel playoff si giocherebbe su campo neutro. Decisamente, si saluta il Pala Borrelli quest'oggi e Scauri lo sta facendo con una prova di sofferenza e carattere, dimostrando di essere quella grande squadra che per tutta la stagione i suoi tifosi speravano fosse. Comunque non è ancora detta l'ultima parola, 80-75, il più 5 rimane. Terrasi potrebbe segnare anche da seduto oggi in giornata di grazia. Decisamente, il numero 32, veramente molto concentrato ora, Ricciotti si fa spazio, Bagnoli si prende il tiro che però viene risputato fuori e Hudson ha una nuova occasione. 2.27 il cronometro, Hudson fa tutto da solo, scarico fuori, Mollura si prende lo spazio e poi è passi, ferma tutto il direttore di gara. 80-75, 2.22, veramente 142 secondi da vivere in apnea. Apnea, perché veramente può uscire il coniglio dal cilindro in qualsiasi secondo. 80-75, Ricciotti mettere dentro più possibile, questo è l'obiettivo di Scauri, c'è il blocco di Bagnoli, non viene sfruttato, l'appoggio verso Odone, decisivo fin qui, l'appoggio non va a canestro, Lombardo può ripartire, il giocatore della squadra siciliana semina avversari, Terrasi si prende il fallo di Bertoldo, quarto fallo anche di Filippo Bertoldo, e Terrasi ancora in lunetta per far segnare il meno 3 che potrebbe portare all'overtime in caso fortunato dalla distanza il Cefalù. Terrasi, vediamo come realizza, primo pallone dentro, giocatori in giornata di grazia, 80-76, 1.56 da giocare, secondo libero per Terrasi. Scauri deve spingere via Cefalù adesso. Serve assolutamente un canestro, Scauri non deve farsi prendere dalla confusione e deve trovare la soluzione vincente, la soluzione quantomeno più sicura, perché anche un canestro al campo, due punti iniziano a pesare come macigni. Adesso
Bertoldo e la mette il numero 6, che anche non al 100% dimostra il suo talento. Hudson, parlando di talento, viene fermato a Ricciotti, quarto fallo anche per lui ed è lunetta per il numero 10, e dunque ancora una volta si può andare a meno 3. Due liberi, osservavo cosa segnalava il direttore di gara, due liberi per Hudson che può cercare di recuperare la situazione. 82-77, Hudson, un pallone pesantissimo, 1-38, primo tiro, pallone che balla, ma il giocatore praticamente dimostra di avere una freddezza unica. Beh, una freddezza unica e pallone radiocomandato, è un'altra occasione come in occasione della tripla conclusiva del secondo quarto in cui è andata fortunatamente il pallone dentro, ora sfortunatamente per lui la palla va fuori, due parabole simili questi tiri liberi, ma la seconda non è andata, è meno 4 con Scauri che ha l'occasione, con Bertoldo che scivola ma riesce a seguire, servire Ricciotti, c'è Odone che si propone, viene trovato, poi Bagnoli può mettere il pallone, fallo e canestro, 84-78, ipotetico più 7 per Scauri. Giuseppe, 84 Scauri, arriva il cambio dentro Gallo, quinto fallo, quindi si tratta di del giocatore ancora a terra, dovrebbe essere Sotero, anzi no, il numero 18 Mollura, fuori, infortunio anche per lui. Viene chiesto il ghiaccio per Mollura. Bagnoli ha la possibilità di mettere un macigno pesante a 1.16 da giocare. Arriva il dottor Monti a portare soccorso al giocatore uscito dal campo. Bagnoli. Problemi alla caviglia per Mollura. Bagnoli, ferro solamente Odone. Si prende il rimbalzo. Il tiro di Odone! Ancora più pesante, 86-78. Scauri adesso deve gestire al meglio. 8 punti sono un'eredità grandissima ora. Scauri non deve assolutamente dilapidarli. È un'occasione più unica che rara praticamente in questa partita, con 8 punti che, se non rappresentano il massimo vantaggio, a parte l'inizio di Cefalù, poco ci manca, comunque ci andiamo vicini. Cefalù ora deve assolutamente trovare dal canto suo le soluzioni e forse forzare anche qualche tiro. Ora Sodero prova il tiro, solo il rimbalzo, e questo tiro, se mandato a più 10 il vantaggio di Scauri, si può dire che i titoli di coda stanno iniziando a scorrere. Ogni canestro sbagliato da Cefalù è quasi un canestro realizzato da Scauri. Lombardo cerca la tripla, ferro solamente, nulla da fare, sfera fuori. Cefalù lascia scivolare fuori la sfera. Time out chiamato, 43 secondi, 86-78. Il basket può regalare emozioni fino alla fine. Siamo sul più 8, ma può succedere ancora di tutto. Assolutamente di tutto, 43 secondi che possono valere 43 secondi quanto 5 minuti nel basket. Veramente non si sa mai, anche perché comunque Scauri è al bonus. Ovviamente si presume non faccia l'ingenuità di fare fallo. Invece Cefalù, in caso di pallone perso, potrebbe anche decidere di stoppare il cronometro e magari, se non puntare alla vittoria, rosicchiare qualche punto in chiave di differenza. Occhi quindi su Lombardo, è lui il giocatore che ha quota falli più bassa e potrebbe essere lui ad andare a cercare il fallo sistematico per riprendersi il pallone. Sì, decisamente, anche Liston è a 3, quindi ne ha ancora uno da spendere ipoteticamente. Terrasi è a 2, quindi comunque di falli da spendere ce ne sono. Vediamo che cosa deciderà la formazione siciliana, che comunque sta cedendo alla distanza dopo una partita, lo ripetiamo, veramente giocata a viso aperto e a testa altissima da entrambe le squadre. Pallone gestito, allora vediamo Cefalù, li mette in gioco per Lombardo, l'appoggio su Terrasi. Terrasi si autolancia, il tiro di Terrasi, fallo più canestro, arrivano due punti, 80, e si può recuperare un altro punto quando il cronometro dice 37. Subito la giocata veloce.
quasi data la giocata di Terrazzi. Dispiace che questo valga solo 2 punti, perché veramente è stato bellissimo il canestro. Un tiro di prima intenzione senza pensarci su, si è preso anche il fallo. E ora la virtuale tripla all'occasione di metterla con il pallone che entra. Meno 5 a 37 e 4 e altro timeout a fermare tutto. Sono passati solo 6 secondi, Giuseppe, e praticamente in 6 secondi 3 punti di Cefalù. Cambia tutto, perché ovviamente adesso siamo a 5 punti con Cefalù, che ha la possibilità di mettere giù almeno altre 2 azioni. Il pallone lo avrà Scauri, ma sicuramente Cefalù cercherà di ridurre al minimo il possesso di palla scaurese. Sì, praticamente si prospetta un fallo, un gioco di nervi, gioco psicologico, e uno Scauri in lunetta dopo tra 2 secondi più o meno. Credo di sì, aspettiamoci uno Scauri dalla lunetta fra 3 secondi. Intanto i due coach vanno a dare disposizioni, sicuramente Adessi cercherà di dare disposizione ai propri per cercare di non far abbattere il portatore di palla e quindi giocarsi il più possibile il pallone. Si va subito dall'altra parte, perché il timeout porta il pallone dall'altra parte. Lombardo gestire il pallone, segnare 2 punti potrebbe essere fondamentale per spegnere il Cefalù. Assolutamente, che vengano segnati dalla lunetta o dal campo poco importa, l'importante è segnarli per Scauri. Vediamo ora Lombardo chi servirà, si propone Bertoldo, si propone ora Ricciotti che viene trovato, Hudson non può spendere il fallo e Lombardo infatti era già partito a spendere l'infrazione. Intanto Gallo se ne va, anzi no, è Terrazzi, l'altro giocatore che avevamo detto, Terrazzi spende il fallo e dunque manda in lunetta Lombardo. Terzo fallo per Terrazzi, un giocatore che ne ha a disposizione ancora 2, quindi si verifica il gioco che avevamo visto noi. Intanto Lombardo non mette dentro il pallone, lo beffa la sfera. Dopo questo tiro di Lombardo il pallone ce l'avrà il Cefalù. A meno che non arriverà un errore e rimbalzo scaurese. Intanto così non è, 87-81 più 6 e Cefalù probabilmente tirerà da 3. Hudson prova ad ubriacare avversari, l'appoggio, l'arbitro, passi di Hudson, time out e adesso si prende un altro istante per parlare con i suoi. 26 secondi, quanto durano? 26 secondi e 9, quindi 27, ma decisamente il più 6 di Scauri. Ora probabilmente io mi aspetto almeno un Lombardo del Cefalù in progressione a caccia dell'uomo, praticamente un Lombardo a caccia grossa, mentre si fanno sentire gli sconvolti. Una grande stagione quella di questo Scauri, che non è stato mai, mettiamo le dovute virgolette, i dovuti scongiuri, fin qui mai battuto al Pallaborrelli. E uno Scauri che è in una serie positiva dalla scorsa stagione, perché ci sono stati qualche turno di stop, ma è comunque una cavalcata dalla scorsa stagione. Assolutamente, una cavalcata lunghissima e soprattutto con una regolarità spaventosa. Le sconfitte praticamente si contano sulla punta delle dita, veramente sono pochissime con tutti gli scongiuri del caso. Ma il Pallaborrelli inizia a saltare e in campo si sente come, e per Cefalù certo non è una bella iniezione psicologica. Cercherà di prendersi subito il pallone Cefalù. Vediamo Scauri come la giocherà con Lombardo. Palla per Bagnoli, il passaggio per Lombardo, sembra palla avvelenata. Lombardo ancora, Bagnoli vuole il fallo, vuole farsi il fallo Bagnoli, infatti aspettava l'avversario ma ha scaricato il cronometro, 17 secondi. Ha fatto passare decisamente troppo tempo, ben 10 secondi Cefalù, 10 secondi praticamente è un tagliarsi le gambe da soli. E poi Bagnoli voleva il fallo. Sì, ma praticamente ha difeso palla facendosi fare fallo, sì, ma il più tardi possibile. Bacio al pallone, non tradirmi ora. Solo ferro, nulla da fare per Bagnoli. Ancora una possibilità per Simone Bagnoli. 87-81. Gliene basta uno, perché andare a più 7 poi sono più di 2 triple. E il più 6 è ancora al limite, ma più 7 inizia a essere un Everest. Odone dentro! Hudson riparte in progressione. Va Hudson, il pallone per il tiro di Mollura, 3 punti dalla distanza.
90-84, palla indiavolata, Lombardo si prende il fallo, 6 secondi e 7 sul 90-84. Fallo di Listwon, quinto fallo per lui, giocatore a tre falli, si prende, si sacrifica per la squadra. 90-84, Andrea Lombardo, possibilità di liberi per lui, una buona eredità, 6 punti di vantaggio. Decisamente 6 punti di vantaggio con Cefalù che sì, avrà il possesso, anche in caso di uno 0-2 Cefalù in 6 secondi deve prendere, andare, segnare una tripla, riprendere il pallone, riuscire a segnare una tripla e forse qualcosa di più ora, perché i punti da recuperare sono 7. Forse con un gioco da 4, fallo sul tiro da 3 segnato, si potrebbe sperare. Lombardo, fallo solamente, tagliando fuori Odone, 5 secondi. Hudson, il pallone che rimane lì, poi Lombardo e la sirena dice stop a questa contesa. Scauri vince l'ultima gara in casa, 91-84, vittoria di carattere di Scauri. Onore a Cefalù, ma Scauri che male che andrà, andrà allo spareggio in campo neutro, male che andrà, andrà al secondo posto e comunque vada a, giocando una stagione in casa perfetta. Una bellissima stagione questa di Scauri, io ringrazio tutti voi per essere stati con noi in questa stagione, ringrazio Nicola Dell'Anno, ringrazio Tiziana Palombi che si sono succedute nelle riprese di questa stagione scaurese e ringrazio anche Luca Masiello che è stato qui con noi alla Pala Borrelli. Per il momento è tutto, speriamo di vederci per una bella vittoria. Andrea Lombardo, la partita più bella di questa stagione, Scauri l'ha vinta. Partita più bella, partita che siamo partiti un po' fino a mano tirato, devo dire la verità. Però poi è uscito fuori il grande cuore, il grande lavoro che abbiamo fatto tutto l'anno e l'intensità che mettiamo noi tutti i giorni, la dedizione al lavoro. Però ancora non abbiamo fatto nulla perché domenica andiamo ancora a Sarno dove sì, abbiamo un vantaggio di più 24. Però dobbiamo stare sempre concentrati e cercare di fare il meglio anche domenica prossima. Una stagione stupenda, è l'ultima qui in casa Scauri e il pubblico è stato grande come sempre. Pubblico in ogni occasione non manca, cioè quando c'è una partita dura, una partita importante, ci danno il loro massimo apporto. Che dire, oggi palazzetto strapieno, i tifosi sono tornati a fare quello che erano sempre. Noi cerchiamo di portare Scauri ai palcoscenici che merita, cioè di tornare in Serie B e di, diciamo, raggiungere di nuovo un sogno per quello che è Scauri e tutto il contorno. Filippo Bertoldo, a un certo punto hai stretto i denti e sei andato contro tutto e tutti, anche l'infortunio. Questa era la partita dove non si poteva fare altrimenti, nel senso qualsiasi tipo di dolore veniva messo da parte, ho preso una botta ma lì l'adrenalina non te la fa nemmeno sentire. È una partita fondamentale, sappiamo che l'aritmetica ancora non ci premia, dobbiamo andare a Sarno comunque a fare la nostra partita, però sapevamo che intanto per premiare questo pubblico fantastico che ci ha accompagnato tutto l'anno e poi comunque serviva appunto per la classifica e per andare a Sarno per chiudere in bellezza quest'anno e mettere sta ciliegina sulla torta. Una grande stagione per te qui a Scauri. Sì, sì, ovviamente la prestazione individuale fa piacere, ma inseguiamo tutti lo stesso obiettivo, quindi poi le statistiche se vedranno dopo, non ci interessa, adesso dobbiamo solo pensare a chiudere l'anno con questa promozione e poi si vedrà. In bocca al lupo. Crepi.
Presidente, le sue sconfitte si contano su una mano, sulle dita di una mano. C'è grande entusiasmo, Peppe, comunque faccio i complimenti anche alla squadra del Cefalù, una buona squadra, ha onorato la gara. Abbiamo vinto noi e sono contentissimo. Ringraziamento a tutto questo pubblico veramente straordinario che ancora una volta ci ha sostenuto. Grazie. Si va a Sarno. Si va a Sarno. Grazie. Tu eri al quarto fallo, spalla dolorante, abbiamo visto il ghiaccio, ma anche tu hai risposto presente, ci voglio essere. Beh sì, oggi era quasi inevitabile esserci tutti insieme. Ci aspettavamo sta partita, ci aspettavamo una squadra che per loro era l'ultima occasione. Non so se vincendo domenica per loro cambia qualcosa. Noi adesso abbiamo un piede di là, non lo voglio dire troppo forte, ma penso che andare a perdere di 30 a Sarno sia una cosa da escludere, facendo giusti scongiuri. Logicamente oggi aspettavo una partita del genere, è stata piuttosto del dovuto. Loro sono stati veramente una squadra unita, hanno giocato veramente bene, ci hanno messo in difficoltà, hanno menato il giusto e gli arbitri lasciamo perdere. Stendiamo un velo pietoso perché anche oggi 5 contro 7 comunque alla fine è venuto fuori la squadra forse un po' più completa, un po' più allenata, che ha fatto un campionato un po' più continuo. Però onore a Cefalù che è un'ottima squadra e ha veramente degli ottimi giocatori. Sei voluto tornare a Scauri, hai trovato un pubblico che ti ha abbracciato, un'altra stagione anche per te maiuscola. Sono tornato a Scauri, ho riniziato a giocare perché sono tornato a Scauri. Questa è l'unica risposta che ti posso dire, in un'altra piazza non sarei mai andato. L'obiettivo è rimanere qua l'anno prossimo, mia moglie si vuole trasferire e niente, i miei bambini vorrei portarli qua, speriamo di rimanere. E allora speriamo di rivederti a lungo, ciao. Speriamo. Ciao a tutti. Coach Priulla, è arrivata una sconfitta ma una partita giocata a viso aperto, entusiasmante fino all'ultimo da una parte e dall'altra, questo c'è da dirlo. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo partiti fortissimo, poi la qualità di Scauri è venuta fuori, noi abbiamo subito secondo me un po' troppo al rimbalzo, abbiamo accelerato in momenti cruciali della partita quando non dovevamo accelerare, però siamo stati sempre lì. Gli ultimi 3 minuti abbiamo subito questo strappo, è una squadra esperta come Scauri, a cui va merito di aver fatto il campionato che ha fatto e la Coppa Italia che ha fatto, e si vede in campo, va merito di aver vinto con esperienza e con talento. Io sono molto soddisfatto della mia squadra perché stasera siamo venuti qui a discapito di quello che si diceva, dimostrando che noi rispetto a qualcun altro siamo una signora squadra. Abbiamo giocato a pallacanestro, abbiamo dimostrato che facciamo una buona pallacanestro con 4 ragazzi di 20 anni e 4 ragazzi di Cefalù che non hanno mai fatto la C1, quindi siamo molto orgogliosi. Adesso ci aspetta l'ultima partita in casa con Empoli, che intanto per noi sarà sicuramente una festa perché vogliamo finire bene, vogliamo finire una vittoria in casa. Sono convinto che Scauri andrà a Sarno per fare il risultato perché conosco Coach Addessi e conosco lo spessore umano prima che tecnico della persona. Noi niente, cioè stasera io è la seconda volta che vengo a Scauri, sono venuto 2 anni fa come capo allenatore a Trapani, mi sono sempre divertito perché al di là delle scaramucce iniziali che secondo me poi quando le arriveranno le vere notizie la gente capirà, giocare qui con questo pubblico è meraviglioso, una tifoseria così calda, passionale ma anche molto simpatica, è bello, infatti anche alla fine della partita i ragazzi hanno voluto applaudire il pubblico perché c'è una bella atmosfera, questa è una piazza che merita altri palcoscenici, come li merita Cefalù e forse come non li merita qualcun altro. C'è da dire che comunque Scauri, in attesa del risultato di Sarno-Empoli, non è virtualmente prima, quindi andrebbe a Sarno comunque per vincere. Sì, vabbè, c'è la differenza canessi importante, quindi anche una sconfitta sotto di 20, ma io non voglio pensare a questo, devo pensare a vincere con Empoli e aspettare il risultato. Poi ripeto, noi vogliamo finire bene con Empoli, dare continuità a questa partita perché abbiamo fatto 2 grandi partite contro la squadra più forte d'Italia, quindi abbiamo dimostrato di aver lavorato bene tutto l'anno e finire bene, poi vediamo cosa succede quest'estate. Allora innanzitutto un in bocca al lupo per chiudere al meglio questo girone. Crepi e un in bocca al lupo grossissimo agli amici di Scauri. Ho iniziato questa stagione intervistando Dante Ricciotti e Tiziano Addessi, la voglio finire nello stesso modo perché mi avevano detto Scauri farà strada, vedrete che Scauri, è stato così. Capitano, promesse mantenute, un finale di stagione stupendo, una partita che vale una stagione intera quasi. Sì,
Sì, perché sapevamo il valore di questa squadra, infatti là avevamo perso, qua sapevamo che doveva essere una guerra, così è stato, una guerra sportivamente parlando. E per fortuna siamo stati bravi a stare concentrati fino alla fine, ma insomma ancora non abbiamo fatto niente, manca l'ultimo passo, una partita molto molto importante che comunque dobbiamo andare con la testa, anche perché saranno le ultime partite, lasciamo stare quella di Cefalù, però ha vinto in casa sempre di un bel po' di punti, quindi questo ci fa comunque... fa stare attenti, concentrati, andare comunque a giocarci la partita lì e vabbè, dopo, se tutto va bene, festeggiare. Ti sei rimesso in gioco a Scauri perché hai accettato qualsiasi categoria e firmando un contratto in bianco. Queste sono le migliori soddisfazioni dopo queste vittorie? Sì, perché quando uno firma un contratto con una società sogna sempre di arrivare o di raggiungere l'obiettivo più alto possibile. Così è stato l'anno scorso, quest'anno sta andando bene, speriamo continuare così, però ecco, è stato una cosa di comune accordo, perché conoscevo la società, avevo fiducia, ho fiducia, loro hanno fiducia in me, quindi se il rapporto va avanti così, stiamo bene entrambi, insomma. Tu ormai sei scaurese? Un po' sì, sinceramente sì. Grazie capitano. Coach, per me questa tua stagione è stata una prova di maturità, perché in tanti anni hai dimostrato che Tiziano Adessi può reggere una squadra anche con grandi nomi, perché dobbiamo ricordarlo, Bagnoli è un giocatore che ha fatto la Serie A e Tiziano Adessi si è dimostrato vincente e concreto. Vabbè sì, purtroppo questa è una piazza che discute qualsiasi giocatore e qualsiasi allenatore nella loro storia. Certo, ripetere una stagione come quella dell'anno precedente, quest'anno che abbiamo portato qui la Coppa Italia, quindi l'entusiasmo e tutto, gestire un gruppo, come hai detto te, giusto, come Dante, come Simone, è la cosa fondamentale che abbiamo messo dentro, dei giocatori molto esperti che fanno da chiocciola e gli altri che vanno sempre dietro, però loro sono i primi professionisti in mezzo al campo, quindi quando hai a che fare con persone che caratterialmente e anche tecnicamente sono dei professionisti, e ci guadagna tutta la squadra, tutta la società, dall'allenatore al giocatore. Cefalù ha messo giù una partita concreta, cioè fatta di ripartenze, un ottimo playmaker Hudson che nasconde il pallone, ha fatto la sua gara in trasferta come doveva fare. Scauri ha risposto presente. Sì, esatto, la forza d'ora di Cefalù è quello di giocare e andare a canestro nei primi 5-6 secondi, in modo che noi non ci piazziamo. Siamo riusciti a contenerli diverse volte e quello è stato il motivo. Forse loro, ecco, all'inizio abbiamo preso quei 2-3 tiri e subito loro che hanno segnato. Poi secondo quarto li abbiamo tenuti con punteggio basso, hanno segnato quei 10 punti agli ultimi 3 minuti, perché sennò avevano segnato 4-5 punti in 7 minuti. Però eravamo messi in preventivo, però alla fine anche loro quel ritmo lì non sono riusciti più a tenerlo e noi, ecco, abbiamo saputo gestire la partita. Scauri adesso va a Sarno con 3 risultati virtuali disponibili, perché può perdere ma solo con un certo gap, ma la mentalità scaurese è quella di andarsela a giocare in tutto e per tutto. Esatto, la mentalità scaurese è quella di andarci a giocare la nostra partita, cercheremo, ecco, di in virtù del risultato che noi possiamo fare, giocheremo una partita molto più equilibrata, non affrettando tiri e tenendo il punteggio più basso.